inaugurati il nuovo locale del reparto di ginecologia e ostetricia Umberto I. Inaugurati stamani il nuovo locale del reparto di ostetricia e ginecologia dell'ospedale Umberto I di Siracusa, diretto da Antonino Bucolo. Erano presenti il commissario straordinario dell'ASP di Siracusa, Salvatore Lucio Ficarra, assieme ai direttori sanitari e amministrativo Anselmo Madeddu e Giuseppe Di Bella. Il reparto, al secondo piano del presidio ospedaliero, è stato oggetto di un importante e complesso intervento di ristrutturazione e adeguamento che ne ha distribuito le funzioni e gli spazi per il miglioramento del conforto assistenziale e alberghiero per le pazienti e dei livelli di servizio in conformità alla normativa sanitaria vigente. 9 camere di degenza e 16 posti letto sono dotati di ogni comfort con servizi igienici esclusivi, completi di docce, con adeguato spazio per ospitare culle e poltrone per favorire il rooming in contatto stretto e continuo fin dalla nascita tra mamma e bambino. Negli spazi comuni sono stati realizzati adeguati locali per la nursery, il soggiorno, la cucina, l'infermeria, la stanza per medici e per il caposala, locali per visita medica e di ostetrice, deposito farmaci, spogliatoi e servizi igienici per il personale e quant'altro utile al reparto. Un primo passo per la sanità di Siracusa città, in realtà devo dire grazie anche ai miei predecessori che avevano iniziato i lavori, ma che ci servirà per sviluppare tutti gli interventi futuri. L'assessore alla sanità Razza ci ha dato assicurazioni sui nuovi finanziamenti, per cui aprendo questo reparto avremo la possibilità di svincolare tutti gli altri spazi, sempre relativa all'area materno-infantile, che saranno tutti ristrutturati. Quindi quello che vedete qui dentro un po' sarà il modello che si seguirà all'interno di tutto l'ospedale, per poi passare agli altri reparti, quale la chirurgia, eccetera. Perché voi sapete che comunque non possiamo cantierizzare l'intero ospedale, questo in attesa ovviamente della individuazione dell'area per la quale noi abbiamo già domandato in ottemperanza un mandato del Presidente della Regione, un professionista che ci esprimerà il suo parere sull'area individuata dal Consiglio Comunale per la costruzione del nuovo ospedale. Oggi finalmente Siracusa può dire di avere un reparto adeguato con tutti i comfort ai fini della degenza, però questo è il primo step di lavoro che l'amministrazione ha effettuato e sicuramente a brevissimo inizieranno gli altri lavori per il completamento del gruppo parto e le altre ala di degenza. Oggi è un giorno importante perché diamo la possibilità a chi dà la vita di avere tutti i comfort adeguati sia per la mamma che per il bambino, sia dal punto di vista tecnologico, sia dal punto di vista assistenziale, sia dal punto di vista anche umanitario. E questo sicuramente è un bel traguardo che la nostra ASP ha raggiunto e dà tutta la possibilità all'utenza di poter usufruire di locali adeguati secondo le norme vigenti e stabilite dal nostro decreto assessoriale per la sicurezza dei punti nascita.